motore! 37A 150. Azione! Da Palombara Sabina, Gigi Botto per questa presentazione del 24esimo Festival della Rassegna Cinematografica di Palombara Sabina. Chiaramente iniziamo dalla massima autorità di Palombara Sabina, il nostro caro amato presidente Gerardo Del Conte. Cittadini, il popolo di questa maestosa e bella nazione del Palombara si grazia alla loro preparazione e desiderio della propria identità etnica nazionale che oggi da questo pulpito parlo io, Gerardo Del Conte, del quale il presidente di questo maestoso e bella Palombara Sabina non più come nazione, paese, ma come Stato sovrano. Sovrano. Auguro nazione, gloria e trionfo a questa rassegna cinematografica. Grazie presidente, grazie presidente, grazie presidente. Questa poesia la vuole dire a tutto il popolo sabino e alla rassegna cinematografica, perché lei poi ha fatto anche del cinema, vero? Sì. Lei è stato attore, sì. È stato anche scrittore, sì. È stato giornalista, sì. Ballerino, sì. E ha fatto anche il becchino, sì. Ecco, dica questa poesia alla rassegna cinematografica. Che fenomeno! Cosa ha visto in questi Rambo anni? Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Zombie 1, Zombie 2, Zombie 3. Ha un ricordo particolare di gioventù quando andavi al cinema Nuovo Teatro di Palombara, un film che ti è rimasto impresso? I film del giovedì a sera. E che cos'erano? Che cos'erano? Che proiettavano? Vietato dai minori. Ho capito. Sfriga terza! Confuse voci inascoltate in cielo! Quando si rompeva la pellicola, Carlino 4! Ma che te ridi? Secondo lei il cinema italiano è morto? È morto no, però da quando non c'è più Totò. Faccia un'altra risata vicino alla pipa. Non è che guardo quelli comici, che non mi interessano i film comici. L'ultimo film che ha visto a Palombara Sabina? Mi ricordo, perché ne c'eravamo tanto a lungo, perché oltre poi i film non li fanno belli. No, capito, scusa. Oltre poi i film non li fanno belli, su tutti i film che non vanno niente e non ce n'hanno. Diciamo che ce ne stanno parecchi, potrei parlare di Titanic, Il Signore degli Anelli. È tremendo, è da denuncia. Uno non si può presentare ridotto così. Devi mandare un certificato, ma d'ufficio di genere. Che studi fai? Studio cinema più sul teorico, più per diventare un critico cinematografico. Come me, insomma. Eppure sa, lei ha una faccia d'attore, dovrebbe fare l'attore. La vita è un film. Bravissimo! Ok, action! Da cosa è ferito? Secondo me dalla televisione. Dalla televisione. Al cinema ci vai? Quando posso, sì, però volentieri, ma quando posso. E la televisione? La getterei. O l'hai gettata? Posso dirlo? Sì, l'ho gettata dalla finestra. Dalla finestra? Allora, a questo punto io ne approfitto per invitare tutta la popolazione di Palombara Sabina a prendere il proprio televisore e gettarlo dalla finestra e andare tutti al cinema Nuovo Teatro di Palombara Sabina. Il cinema parla. I'm Alfred Hitchcock. È finito, eh?